Oggi è possibile con un semplice passaggio. Voi siete dotati anche di tablet o Noi comunque abbiamo delle i tablet sulle fotocamere. macchine di ultima generazione, voglio Ecco, dire, quindi quindi. basta che una macchina vi passi davanti, o vi superi o addirittura la Sì. superate, avete la scheda esatta di chi è il Esatto. proprietario, Se l'assicurazione. già l'assicurazione, soprattutto questa, tra l'altro sono stati fatti proprio recentemente sulla provincia di Reggio dei servizi Quindi mirati i insieme alla posti di prevenzione criminale. controllo servono a poco se non identificare l'autista, perché per il Esatto. Il resto. resto ormai lo facciamo tutto in movimento, facciamo tantissime cose da remoto, facciamo tante cose a livello Addirittura info-informatico. sapete se c'è la revisione oppure no, Certo. quindi Quindi io credo che per loro sia meglio che ascoltino quello che noi non c'è consigliamo. Non c'è scampo. scampo. Qualcuno dice gli auto, i GPS ti aiutano a svelare gli autovelox. Ecco, allora spieghiamola questa cosa. Cioè, è un'attività volontaria il fatto che vengono segnalati sui famosi tracciati GPS e autovelox, cioè, nel senso a Allora, livello preventivo, oppure è un trucco che qualcuno introduce perché dice no, così vi avvisiamo e vi no, regolate? la polizia di Stato ovviamente non fa trucchi, giusto? No, l'utente. Nemmeno, e qui non fa trucchi la polizia di Stato e quindi non vuole sentire che neanche l'utente faccia trucchi di questo genere. Allora, qual è il discorso? Noi siamo obbligati, proprio per ragioni di prevenzione e trasparenza che abbiamo nei confronti dell'utenza, giustamente, a segnalare Gli autovelox. ogni luogo dove noi stessi svolgiamo un controllo elettronico per le alte velocità. Quindi l'utente lo vede scritto, c'è cioè il cartellone dove si E lo dice a segnala anche 200 metri sul e lo GPS. segna anche sul GPS. Quindi va inteso come una forma di prevenzione da parte nostra e di garanzia per loro, perché alla polizia stradale non interessa fare la multa, interessa Che si limiti la velocità, in che quel si salvi caso una serve una vita, vita. certo. E in questo caso, già vedendo che c'è un controllo, l'utente naturalmente rallenta, rallenta e quindi non esprime un'alta velocità e quindi verosimilmente può arrivare a casa sano e salvo. Senta, siamo in un bacino, lei per arrivare nella nostra sede a Roccella ha dovuto attraversare l'Ionio Tirreno, Sì, che è cosiddetta anche per la altri motivi da strada, quando sono qua, ovviamente. è la cosiddetta strada della È un'altra morte. strada della E morte. diciamo che nelle medie di quello che noi abbiamo calcolato negli ultimi anni, a livello di incidenti mortali e stradali, è il numero uno, Sono nel tutti così. senso, ecco, allora, specialmente nei pressi della Galleria della Limina, subito dopo, Sì. tant'è vero che sono state piazzate gli autovelox, di velocità, Guardi, eccetera. io ho una viabilità che conosco molto bene perché peraltro incide sulla mia competenza e ci sono dei due miei reparti in quella zona. Chiaramente questa è una strada definita della morte perché, non perché ci sono tanti incidenti, perché di incidenti ce ne sono pochi. Il Sono mortali quelli. Quindi problema è che se succede un incidente è comunque minimo con prognosi riservata. Quindi di gravissime conseguenze, la maggior parte sono mortali. Noi come prevenzione, quindi come sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, abbiamo richiesto tutti gli interventi in nostro potere di poter richiedere, quindi all'ente proprietario delle strade, al miglioramento della viabilità, alle rotatorie, alla maggiore luminosità, all'apertura e alla rimessa a nuovo della galleria Limine, eccetera. Però se gli utenti non ci aiutano e compiono comunque delle azioni assolutamente azzardate su quella strada, se ne devono purtroppo accogliere il rischio, perché noi arriviamo fino a un certo punto, cioè noi non abbiamo il potere di evitare l'incidente stradale, magari potessimo, ma noi abbiamo il dovere invece di garantire al meglio la sicurezza delle viabilità più pericolose. L'utente dovrebbe avere invece il dovere che proprio su una viabilità pericolosa dovrebbe essere più attento del normale, cosa che questo su questa arteria che sulla 106, eccetera, a seguire sulla Limina, questo non succede, perché le cause degli incidenti sono sempre cause umane. Errore umano, almeno di uno dei due, Sì, e almeno, poi a meno che comunque non sia è colposo. errore umano, perché vede nell'incidente stradale, se lei ci pensa, ma come può avvenire un incidente stradale per una causa diversa da quella dell'uomo? Cioè, sono proprio casi rarissimi, cioè se uno, tu stai guidando e ti entra una pietra che ti lancia dal cavalcavia, oppure se stai male, dico, ma sono ipotesi residuali, quindi il comportamento alla guida è quello da tenere sempre presenti e è la miglior garanzia di sicurezza. La testa del conducente è la miglior garanzia di sicurezza nella guida, noi questo diciamo sempre. Quindi Ionio Tirreno, una strada da prestare È molta una strada attenzione. prestata molta attenzione e c'è prestata tantissima attenzione, come le dico, sia a parte che è vigilata H24 da noi, ma poi ci Poi la sono. presenza anche dei controlli di Sì, velocità, ce ne assolutamente, sono ma penso in ripeto, meno le di un richieste chilometro, almeno 5, quindi. 5-6. Quindi vuol Ci sono dire. servizi specifici su quella strada fatti anche proprio per cercare di evitare quelli che sono comportamenti gravi e scorretti alla guida. Ci sono richieste in via preventiva, come dicevo, che vengono, devo dire, attuate tranquillamente dall'ANAS ogni volta che noi segnaliamo. Quindi noi facciamo quello che possiamo. Ora, gli altri devono fare la Allora. loro parte.